Non ho parole perché vabbè, spero che si risolva rapidamente perché abbiamo i vaccini e ci mancano le persone, quindi questo è incomprensibile per chiunque. Abbiamo un centro vaccinale che è capace di fare da 400-600 vaccinazioni al giorno che abbiamo dovuto chiudere perché da sabato pomeriggio, domenica mattina e lunedì non sono arrivate le liste dei pazienti o delle persone da vaccinare. Abbiamo perso i 200, i 2 giorni e mezzo, 2 giorni e mezzo sono qualcosa come 1 migliaio di persone in meno vaccinate. Come faremo a recuperarle? Non lo so. C'è la responsabilità di yeah. Guardi, io non è che cerco le responsabilità, comunque il meccanismo di prenotazione e di appuntamenti che non ha funzionato. Vaccini non mancano quanto sembra, che manca sono le liste che purtroppo non possiamo agire di nostra iniziativa. Dobbiamo per forza aspettare le liste dell'ATS che adesso c'hanno. A quanto sembra da domani si torna alla normalità. D'altra parte ho chiesto anche di poter vaccinare i miei anziani oltre 80 anni e mi hanno detto che non è possibile perché li mandano negli ospedali. Qui abbiamo il vaccino di AstraZeneca, abbiamo alcune centinaia di dosi in frigorifero e dobbiamo aspettare perché non si può entrare se non si ha la prenotazione. Abbiamo fatto l'adesione alla campagna di vaccinazione over 80 subito il primo giorno sul portale regionale, quindi il 15 febbraio, e da quel momento abbiamo atteso invano la convocazione via SMS. Non ne potevo più! L'aspettava da tanto? Ci è voluto 1 mese e mezzo, quindi c'è da dire in maniera incredibile, e quindi spero che si possa arrivare davvero a una soluzione per tutta la fascia di over 80 che ancora sta aspettando. Ogni giorno che passa ci sono delle persone che magari ne soffrono, o qualcuno anche muore, insomma, perché non viene vaccinato in tempo. E questo mi preoccupa tantissimo, soprattutto per i miei anziani. Abbiamo appunto questo centro vaccinale a 300 metri da casa nostra. Ed è rimasto bloccato e sospeso nell'attività per 3 giorni proprio per mancanza di utenti, per mancanza di cittadini perché le liste non sono state prodotte. E tra l'altro è un centro AstraZeneca che secondo le ultime prese di posizione del Ministero della Salute può oggi essere utilizzato senza limiti di età, cioè un over 18, quindi applicabile e utilizzabile anche agli anziani. E perché non si faccia un passo avanti è incredibile.